le ragioni per sì per cambiare l'Italia. Ma sì, io credo che cambiare il sistema istituzionale di questo Paese, ridurre il numero dei parlamentari, eliminare il bicameralismo perfetto e quindi due Camere che fanno le stesse cose sia un elemento importante per rinnovare questa democrazia. Chi decide invece di votare no mantiene tutto per come è e decide di lasciare il Paese fermo. Cosa guadagna e cosa perde la scuola? Ma la scuola sta guadagnando tantissimo in investimenti, proprio oggi giornata nazionale della sicurezza scolastica, abbiamo annunciato altri 530 milioni di investimenti, oltre 7 miliardi e 4 sull'edilizia e la possibilità per tutti i comuni di andare in deroga al patto di stabilità, quindi vuol dire che ci sono risorse e basta presentare i progetti per ristrutturare tutte le scuole d'Italia. In più abbiamo fatto un investimento di 3 miliardi di euro, tante assunzioni, arriveremo a 210 mila alla fine di questo percorso, per cui siamo molto ottimisti che alla fine questo investimento sarà positivo, anche perché investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro del Paese. Oggi abbiamo inaugurato la palestra della scuola media, ma abbiamo notato che non ci sono impianti di aspirazione. Una palestra non è d'obbligo l'impianto di aspirazione? Io non conosco i dettagli dell'impianto, so che abbiamo inaugurato una palestra che era una struttura fatiscente e ora invece è ristrutturata, per cui era importante esserci per testimoniare questa giornata. Per quel che riguarda gli aspetti tecnici approfondiremo con il Comune. Siamo qui con il sindaco De Vizzini, architetto Marco Aurelio Senatra. Abbiamo inaugurato, prima abbiamo visto l'inaugurazione di una palestra della scuola media, una bellissima struttura, ma abbiamo notato una cosa, tu da tecnico dovresti poterci dare una risposta. Una palestra ha bisogno di impianti di areazione, come mai non è stato fatto, non è stato previsto? No, l'impianto di aviazione è previsto, è chiaro che abbiamo dei sottoservizi dalla scheda tecnica che mi ha fatto pervenire l'ufficio tecnico, c'è l'efficientamento energetico e anche gli impianti di climatizzazione della palestra. È chiaro che stiamo parlando comunque di un intervento di ristrutturazione e nelle condizioni in cui era vi posso assicurare che adesso abbiamo una struttura efficiente, mentre prima i ragazzi non potevano utilizzarla già da qualche anno. Allora praticamente l'impianto di areazione canalizzato verrà fatto successivamente. Sappiamo noi che qui nella zona artigianale ci sono molte industrie, per cui ce ne abbiamo anche una che fa questo lavoro, per cui l'impresa che piglierà l'appalto piglierà sicuramente il lavoro, se lo farà fare fuori o questo dipende dalle regole di mercato, chiaramente, non è il sindaco. È chiaro che un sindaco deve creare le condizioni perché l'imprenditoria locale possa essere competitiva e possa avere lo spazio adeguato, ma ci sono delle regole di mercato, delle regole dello Stato che ovviamente non prescindono, diciamo, dall'impegno del sindaco. Questo è certamente giusto. Bellissima struttura, poi siamo arrivati qui in quest'altra bella struttura per parlare del sì e del no. Qui basta un sì, è un comitato, ce n'è più di uno qui a Bizzini, perché votare sì? Ma è semplice, io l'ho anche annunciato, ho fatto delle riflessioni da sindaco, credo che gli enti territoriali, gli enti locali hanno bisogno di far crescere la loro presenza in un Parlamento che ha più voci da più parti, dalla stragrande maggioranza della gente in Italia chiedevano che facessero delle riforme costituzionali. Bene, c'è una riforma costituzionale che prevede l'abbattimento del numero dei parlamentari, che vede la riduzione del costo della politica, che vede un efficientamento della risposta legislativa nelle norme e quindi non il ping pong di due Camere che fanno la stessa cosa, che hanno soprattutto da sindaco, lo dico, una Camera, che è quella del Senato, rappresentata dal territorio, che siano esse regioni e rappresentanti delle città, delle grandi città e i sindaci, credo che sia un momento invece di grande opportunità per avvicinare le risposte dello Stato a quelle del territorio. Ecco il perché poi a chi concettualmente ha sempre l'idea del positivo, del sì, del cambiamento in positivo, credo che sia un'ottima occasione da non farci sfuggire. Cosa guadagneranno i cittadini, cioè gli italiani, se vince sì o se vince no? Allora, se vince no è chiaro che rimane tutto com'è, quindi non cambia nulla.
ed è esattamente l'opposto di quello che chiedono gli italiani. Ecco perché mi sembra così assurdo anche questa lotta che c'è, troppo personalistica nei confronti di chi propone le riforme costituzionali. Questo non è un referendum per o contro il governo nazionale o altri soggetti, questa è una riforma per la Costituzione, richiesta da più parti, da più voci, e oggi c'è questa occasione, troppo personalizzazione politica che non fa bene, perché si sta rischiando di in qualche maniera annebbiare quello che è lo scopo principale della riforma, che è quello di avere uno Stato più snello e un cittadino che abbia la possibilità di vedere le leggi subito immediate con un confronto diretto, che è appunto la nuova formula del Senato. Snellendo un po' tutto questo, i cittadini traggono vantaggio anche sulle tasse? Ritengo di sì, perché un governo efficace, un governo che non possa essere in qualche maniera rallentato dai processi, è un governo che decide, e quando si decide per uno sviluppo, automaticamente è un governo che può scegliere che nello sviluppo ci sia anche l'aiuto alla popolazione, quindi non solo sociale ma anche in termini di riduzione delle tasse. E allora, per concludere, un appello tuo e ai tuoi concittadini. Io rivolgo un appello a tutti gli italiani, al di là dei miei concittadini, che è quello legato, vogliamo cambiare questa situazione di cui ci lamentiamo, basta votare sì, non ci sono altre ragioni, poteva essere perfezionata, sì, ma oggi in una scala, se anche questa riforma mi porta a un più 0, 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, non per forza 10, è sempre un passo in avanti. E credo che il passo in avanti è fondamentale oggi se vogliamo avere una società più contemporanea.